Saluto a tutti, se bene bene, su questa è Viale Trento 15. Viale Trento 15, per chi non lo capisce l'italiano. Non lo devo prendere. Intanto, tocca a narrare che né te o né lui si sono autorizzati a fare questa trasmissione. Ma infatti è una puntata super speciale quella di oggi. Cioè, speriamo che vada bene, piuttosto. Andrà bene per forza, poi te che noi si seu su, teneu su, siccome te quando vista sa intro di un teatro, ti dica questo spirito, no? Essa cosa in una certa maniera, e noi un po' questo spirito l'abbiamo, come si dice? Abbracciato, speriamo di non prenderci troppo sul serio e di non trovarci poi al lettore Cubeddu anche sul palco del Teatro Massimo. Perché... No, sarebbe un danno. Allora, iniziamo con la prima notizia di questa settimana. Che insomma l'arrivo di Mario Perrotta qua a Cagliari con un progetto molto grande di una settimana che passerà tra teatro, letteratura e Mario Perrotta è già stato ospite qua l'anno scorso da noi con il primo studio su Antonio Ligabue, uno studio importantissimo che Mario Perrotta in questi anni ha portato avanti, e quest'anno, dopo il successo meraviglioso di Un Bes, che racconta la storia del pittore di Gualtieri in Svizzera, vedremo la seconda parte di studio, Pitour. Il 23 e il 24 Un Bes, che quindi è la prima parte, la vita in Svizzera del pittore, e il 29 e il 30 vedremo Pitour. Insieme a lui, occasione speciale quest'anno, per la prima volta in Sardegna, libro che spettacolo dell'Agis. Ettore magari ci parla meglio dell'autore che accompagnerà Mario Perrotta. Cioè, mica gente venuta, capito? Cioè, si parla di storia dell'arte, di arte, e noi pure teniamo su esperto nostro, insomma. Mario è un po' sui generis, però sono sempre esperto, insomma. Emanuele Mureddu. Emanuele Mureddu che è un fumettista... bravissimo fumettista, ma non è neanche riduttivo, anche uno scrittore. È un autore, uno scrittore, un grande conoscitore di storia sarda, assolutamente grande conoscitore della storia dell'arte sarda, che insomma insieme a Perrotta si inventerà pur qualcosa per tutti noi. Beh sì, faranno due presentazioni di libro e spettacolo insieme, una alla Telecom Italia il 26 aprile alle ore 15:30 e l'altra qui al teatro Massimo il 29 di aprile, prima dello spettacolo direttamente dal palco. E poi possiamo dire anche che per questa occasione speciale esiste proprio un pacchetto libro più spettacolo, quindi Oi Mama più Pitour, 12 euro anziché 30, quindi fino a esaurimento scorte approfittatene, dite che vi mandato Recubeddu e avrete i biglietti. E cavaga Paola. Poi parliamo invece di un'altra cosa importante che stiamo facendo, è uno dei progetti a cui teniamo di più, che mette insieme tantissime realtà fantastiche di questa città che è sempre più viva, ma nel caso nostro, Sardegna Teatro e IATV, che è il progetto Noise. Noise è il primo TG dei migranti, è un progetto molto importante che ci ha visti premiati al Ministero dei Beni Culturali all'interno del progetto Migrarti. 8 redattori guidati da 2 capi redattori, Guido Garau e Valentina Bifulco, realizzano dei servizi per raccontare la migrazione e le persone che vengono qui da noi a vivere, a condividere. Certo, perché appunto, siccome questo è il primo TG per i migranti, ma fatto dai migranti, perché appunto i due giornalisti, oltre che fare i servizi, si occuperanno di coordinare queste 8 persone che sono tutti stranieri, che vivono in Sardegna da qualche anno. Quindi la novità di questo TG è proprio questa, che per la prima volta saranno gli stranieri a parlare dall'Italia per i loro conterranei e non solo. Sì, no, questa è una cosa importante perché poi, come abbiamo anche visto, è molto importante per loro essere loro stessi il veicolo della loro informazione. Assolutamente. Questo aiuta noi anche a capire meglio, a essere più capaci, non di integrarsi perché forse non è una parola adeguata, ma a convivere, a condividere idee, progetti e vita di tutti i giorni qui. E soprattutto ci tengo a precisare che grazie anche alla Web TV, quindi a Delia TV, che è una TV che va prevalentemente su web, anzi per la maggior parte sul web, noi riusciamo in questo modo anche ad attraversare un po' i confini che il mare ci limita. Ogni tanto cerchiamo di andare anche oltre da qua. Ascolta, mi hai portato domande per quiz.
ho portato domande per quiz. Invita a cena Nicola Di Mille, che è il nostro regista, si vince un premio, una cena con Nicola Di Mille. Ma in realtà io volevo l'arrivo di qualcosa dalla regia, come capita a tutti i ragazzi quando sono qua, ma evidentemente su Mary... La regia... Oh! Ah, vedi che c'è scritto. Esatto. Allora, quindi la domanda di oggi al quiz che vi farà vincere due biglietti omaggio per vedere Un Bess il 23 e il 24 aprile. Ricordiamo anche che il 23 alle ore 19 e il 24 alle ore 17, quindi sono orari un po' diversi rispetto ai soliti, però se rispondete bene a questa domanda qua sotto sulla barra dei commenti, avrete due ingressi omaggio per vedere Mario Perrotta, che oggi come oggi, insomma, non è roba da poco. Non è roba da poco. Quindi la domanda è: chi è l'autore che ha trasformato La Tempesta in un'opera identitaria? Uè. Questo, se non si è capito, era il suggerimento. Aspettiamo vostre qua giù. E io aggiungo un'altra cosa: sono in corso in questo periodo dei laboratori masterclass, che i ragazzi, i giovani allievi, i professionisti che Sabrina Se Teatro ha selezionato stanno seguendo per formarsi, specializzarsi. In questo momento preciso ci sono in corso due laboratori, uno con Davide Iodice, regista appunto napoletano, che è venuto qua per un laboratorio workshop che fa anch'esso parte del progetto Migrarti con degli homeless e dei rifugiati, e il laboratorio di Roberto Rustioni. Magari tolgo anche questo, così restituendolo alla regia ci facciamo anche un po' di spazio. Sibiri. A Sibiri, grazie, ciao.